È appena terminata la sfida tra Olimpia Tadola Ravenna e Volley Soverato. Alla fine Ravenna la spunta al tie break. Siamo con il coach Bruno Napolitano, a cui chiediamo un commento sulla partita appena terminata. Ah, guarda, partiamo dal punto preso, che è un buonissimo punto in un campo difficile contro una squadra che stava venendo da un periodo di forma, in un periodo di forma molto buono. Quindi siamo contenti per il punto preso. È stata secondo me una bella partita, siamo partiti molto contratti noi, però poi piano piano abbiamo cominciato a dare un po' di pressione in battuta, abbiamo cominciato a difendere un po' di più, poi sai, quando perdi 15-13 al tie break è una palla che fa la differenza, forse gli ultimi tre palloni li avremmo potuti gestire un po' meglio, però sai, col senno di poi diventa ovviamente più facile. Ci teniamo stretti la reazione, ci teniamo stretti il punto. E adesso pensiamo a recuperare questa gara che fisicamente e mentalmente secondo me insomma è stata molto dispendiosa in vista della partita con Trento. A tal proposito le chiedo appunto, rispetto a quanto visto oggi, cosa si può migliorare in vista dell'impegno insomma che si prospetta probante in casa, però contro appunto la Delta Informatica. Noi la corsa non la facciamo mica su, cioè non la facciamo ovviamente su Trento. Trento è una squadra che, per quanto oggi mi dicono abbia fatto 3-2 contro Pinerolo, è una squadra che secondo me in questo girone promozione avrà insomma vita, non dico facile, però ha una strada, ecco, già percorsa, da percorrere. E dobbiamo trovare un po' più di equilibrio nelle cose, perché facciamo molti alti e bassi, frutto anche di un periodo non buonissimo, ci stiamo allenando non al meglio, stiamo pagando un pochino il fatto di essere in 11, insomma dobbiamo trovare un po' più di equilibrio, che sia un equilibrio fisico, un equilibrio mentale, un equilibrio delle cose che facciamo. Poi la partita con Trento ce la giochiamo senza pressioni, palla su palla, cercando soprattutto di fare una buona partita, poi ovviamente se questo non basta, perché Trento è più forte, pazienza. Grazie coach, in bocca grazie al lupo. Okay. Siamo con Giorgia Quarchioni, a cui chiediamo un commento al termine della partita appena terminata, un 3-2 che un po' brucia, data la rimonta. Un po' brucia, però secondo me è un punto vinto, guadagnato, perché comunque siamo partite che abbiamo fatto un po' fatica e poi abbiamo iniziato comunque de squadra a difendere molto di più, ad essere molto più aggressive. Comunque questo è un campo molto difficile, loro ci hanno veramente dei soggetti d'esperienza che sono stati incisivi, come Manfredini, come Bacchi, e quindi dobbiamo ripartire da questa rimonta, perché comunque siamo stati sotto 2-0, andare sul 2 pari e giocarci comunque un tie break così tirato punto su punto anche quando eravamo sotto non è da tutti, quindi brave noi veramente, e basta. A questo punto ti chiedo cosa secondo te si può migliorare in vista della sfida contro un altro difficile avversario, seppur interno, contro Trento, di sabato e domenica prossima. Assolutamente, che ci aspetta una settimana di duro lavoro, giochiamo contro la prima assoluta in classifica che ha anche da poco vinto la Coppa Italia, quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche e sistemare un po'. Dovevamo metterci in testa di difendere tanto, come abbiamo fatto anche stasera, e essere aggressive, poi ce la dobbiamo giocare, ci dobbiamo divertire. Queste sono le partite più belle contro, ad esempio contro Trento, da giocare. Non abbiamo nulla da perdere, quindi